Non ci troviamo in un contesto di un software che qualunque persona può utilizzare per la produzione personale di documenti, ma ci troviamo di fronte a un software di una categoria più enterprise, di un software che va installato in un server che viene utilizzato da un'organizzazione completa. E questa tipologia di software non sempre si concilia con un approccio open source, almeno storicamente questo è avvenuto, ma vedremo come in realtà questa possa essere un'opportunità di crescita anche di questa tipologia di software verticali. Allora, dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, iProte è un sistema totalmente indipendente dalla piattaforma, anche questo diciamo rientra nell'approccio del software libero. Quindi non va a vincolare, l'utilizzo di questo software non è vincolato alla tipologia sia di server dove viene installato, sia alla tipologia di client che utilizza. Ovviamente ci troviamo di fronte a una tipologia di software gestionale della nuova generazione, quindi web-based. Quindi l'unico vincolo che ha il client che accede al software è quello di avere un browser, quindi ovviamente requisiti minimi. Questo è un aspetto molto importante all'interno di questo discorso e di questo contesto. Allora, iProte, io posso chiamarmi diciamo il padre adottivo di iProte, ma il padre naturale di iProte è Almaviva, che è una società molto importante con un background di tutto rispetto. Almaviva però non rientra diciamo fra gli amici dell'open source. Perché allora Almaviva rilasciò nel 2006, se non sbaglio, 2007, questo software open source? Semplicemente per una questione contingente, ovvero c'era un determinato bando che prevedeva l'utilizzo di un software open source. Quindi cosa fa Almaviva? Prende il software che aveva realizzato e fa la licenza GPL per questo software. Questo però non presuppone che Almaviva abbia visto nell'open source un motivo di crescita per il software stesso e un'opportunità per lei e per i propri clienti. Quindi l'operazione ha portato alla determinazione, appunto, al rilascio del software open source, ma Almaviva poi ne ha interrotto qualunque tipo di supporto rispetto a quel canale. Ovviamente ha mantenuto i suoi clienti, che venivano supportati però secondo altri canali. Cosa ancora più strana, software open source, ma ritrovare il codice era una cosa decisamente complicata. Bisogna navigare su Google, cercare accrochi strani prima di arrivare insomma a poter accedere al codice sorgente del software, che è quello che determina se il software è effettivamente open source. Non basta la dicitura di una licenza ovviamente per dire questo. Una volta che FlossLab ha preso in mano il progetto dal punto di vista del progetto open source in sé, FlossLab, che è l'azienda per cui io lavoro, ha visto in questo un'opportunità. Ovviamente, come ha detto prima il professor Concas, era un caso un po' particolare, in quanto questi software così verticali, poi legati anche a specifiche normative, quindi ancora più complessi da gestire, normalmente non rientrano in questo tipo di contesto. Però noi abbiamo capito che in realtà il rilascio, ma anche il supporto dal punto di vista del rilascio open source del progetto, il supporto nel senso di creare una vera e propria community attorno al progetto, avrebbero portato comunque vantaggi sia per noi, che siamo la società maintainer, ma anche per i clienti e infine per i partner, ovvero chi vuole comunque proporre e gestire questo software ad altri clienti. Come vedete, quindi dal 2008 FlossLab ha ripreso in mano il progetto, l'ha reso completamente conforme alla normativa, cosa che non era invece presente nella prima versione di Almaviva, e ha iniziato a effettuare una serie di release, come vedete anche abbastanza ravvicinate, che nell'arco di 3 anni ha portato a una piena maturità del software. Come ho detto prima, uno dei principali aspetti è stato quello di creare una vera e propria community intorno al progetto. Cosa ci permetteva di avere questa community? Prima di tutto ci permetteva di avere un feedback sia sul funzionamento dell'applicazione, quindi su tutto ciò che riguarda la manutenzione correttiva del software, ovvero la segnalazione di bug, ma sia ci ha permesso di
da un lato di avere delle interpretazioni puntuali in determinati contesti della normativa, e quindi ci ha spinto a migliorare il prodotto, e inoltre ci ha fatto una serie di richieste su nuove funzionalità, quindi ha spinto il prodotto ad evolversi. Community, come vedete non abbiamo badato a spese, anche perché non costano nulla nessuno di questi strumenti, e abbiamo creato tutti i canali possibili per gestire una community. Abbiamo creato un sito web, che ovviamente è il punto di riferimento centrale. Abbiamo creato un sistema di backtracking che permette a tutti gli utenti che utilizzano iProt di andare a segnalare una problematica legata a una specifica versione del software. Mailing list, dove gli utenti vengono informati su novità o su problematiche, eccetera. Il forum, che forse è stato lo strumento principale di condivisione. E poi il supporto telefonico, ovvero la gente mi chiamava anche in ufficio e insomma, secondo i momenti non ero così lieto di rispondergli, ma alla fine abbiamo risposto a tutti. Come vi ho detto prima, le funzioni della community sono quelle relative a una sorta di consulenza virtuale sulla normativa, ovvero ovviamente la normativa dovrebbe essere una cosa totalmente determinata, ma sappiamo che questo non è vero, e talvolta servono delle interpretazioni, soprattutto in relazione a determinati contesti. Poi ovviamente anche un discorso molto importante è quello di della community come usability tester. Gli utenti ci segnalavano quali erano le problematiche nell'utilizzo del software, quindi non dal punto di vista formale della risposta agli input, ma se effettivamente era facile inserire i dati, se era facile ricercarli, eccetera. E poi ovviamente beta tester per le nuove release, quindi uno sviluppo più veloce di tutte le nuove release, e suggerimenti per nuove funzionalità. Questo è un po' quello che ha creato la scelta di puntare sull'open source anche per un progetto di questo tipo, e che Almaviva non ha visto invece come opportunità. Attorno a tutti questi canali di comunicazione, pur rimanendo Flostlab, la società maintainer, quindi il punto centrale di tutte queste comunicazioni, però si è creato un vero e proprio circolo virtuoso, un ecosistema economico, dove noi costituiamo il punto di riferimento dal punto di vista tecnologico soprattutto, ma poi numerosi partner all'interno della penisola soprattutto vanno a proporre il software in ambienti dove comunque anche da un punto di vista logistico per noi sarebbe problematico portare. Quindi alla fine abbiamo vantaggi per il cliente finale, che si ritrova un supporto locale che è sempre gradito, ovviamente rassicura sempre il cliente, vantaggi per i partner locali che hanno la possibilità di proporre un nuovo tipo di software, e vantaggi infine per Flostlab, che alla fine va a ereditare e a sommare i vantaggi sia del cliente che del partner. Non voglio annoiarvi con le caratteristiche di ciascuna release, anche perché probabilmente non conoscete appieno quali debbano essere le funzionalità legate a un sistema di protocollo informatico, ma i miglioramenti sia dal punto di vista dell'usabilità che dell'aderenza alla normativa, in quanto la normativa è evoluta nel tempo, sono sicuramente significativi. Andiamo un po' più nel dettaglio nel vedere cosa è un protocollo informatico. Allora, un protocollo informatico è appunto un sistema software che permette di gestire quei dati. Il primo dato è quello banale che vi ho detto, il numero di protocollo, che deve essere un numero univoco e rappresenta l'identificativo con il quale qualunque persona può riferirsi a una comunicazione che ha ricevuto all'interno dell'amministrazione. Il nucleo minimo di un protocollo informatico è in pratica l'obbligo normativo, ovvero è un insieme di dettami normativi che devono essere garantiti dal software. Inoltre la normativa ha previsto ulteriori livelli di aderenza del software, che non sono obbligatori ma che sicuramente portano valore aggiunto, che sono la gestione documentale, il workflow e il BPR. Queste sono alcune caratteristiche relative al nucleo minimo, ovvero a ciò che la normativa richiede per la registrazione di un protocollo, ovvero di un documento che costituisce una comunicazione in ingresso o all'esterno rispetto all'amministrazione.
I protocolli, come vi ho detto, sono costituiti da due tipologie principali. Bene, il protocollo in ingresso, che è la normale comunicazione che portate voi all'amministrazione, e poi il protocollo in uscita, che è una notifica che fa l'amministrazione verso i propri utenti, che sono appunto i cittadini. Un aspetto invece interessante che vorrei mostrarvi è l'aspetto dell'integrazione. Allora, qual è l'altro valore aggiunto? Abbiamo parlato del valore aggiunto che Almaviva non ha visto nella realizzazione di una community e nel supporto di un progetto open source anche in questo ambito. Un altro vantaggio nell'utilizzo di software open source è un vantaggio più tecnologico, ovvero la possibilità di intervenire sul codice non solo per far evolvere la singola applicazione, ma, cosa sempre più importante ai giorni nostri, per far comunicare diverse applicazioni fra di loro. Ovviamente, avendo questa possibilità, non c'è più bisogno che ciascuna applicazione gestisca tutto, gestisca il mondo, ma ciascuna andrà a gestire quello per cui è demandata, e il resto lo faranno le altre applicazioni. E quello che andremo a gestire noi saranno solo le comunicazioni fra queste applicazioni. Quello che abbiamo realizzato e studiato nel corso degli anni è stata la comunicazione in principal modo con due principali sistemi. Uno è un sistema che si chiama DMS, niente di strano, Document Management System, ovvero un sistema che permette la gestione dei documenti. Probabilmente una cosa che servirebbe anche a ciascuno di noi, perché l'archiviazione e il reperimento dei documenti credo sia un problema generale. Immaginate che problema rappresenta per la pubblica amministrazione. L'altra tipologia di integrazione, anche questa molto molto interessante, è invece la possibilità di integrare il protocollo informatico con un Enterprise Information Portal, ovvero col portale della pubblica amministrazione, quei portali che ci offrono dei servizi. Parliamo di queste due tipologie di integrazione. Allora, la prima è quella col sistema di gestione documentale. IPROT è un sistema di gestione del protocollo informatico e spesso viene esteso anche, appunto, come abbiamo visto, anche la normativa prevede questo, alla gestione documentale. In realtà noi non abbiamo la pretesa che il nostro software sia il migliore in assoluto su tutti gli ambiti, ma abbiamo preso coscienza che esistevano strumenti di gestione documentale ormai molto più strutturati e demandati solo a questo tipo di gestione, che potessero in qualche modo coadiuvare IPROT. Quindi quello che abbiamo fatto è abbiamo studiato la modalità con cui tutta la parte di gestione documentale, per gestione documentale si intende l'archiviazione del documento fisico, l'immagine del documento, i byte, e poi di tutti i dati relativi a quel documento che ne permettono poi una ricerca. E poi tutta la gestione dei flussi del documento. Immaginate all'interno della pubblica amministrazione arriva una vostra richiesta in merito a una certa pratica, ovviamente quella pratica deve essere espletata da un insieme di uffici che se la passano prima di chiuderla. Quindi quello che abbiamo fatto è abbiamo studiato quali fossero i sistemi di gestione documentale open source, ne abbiamo scelto uno che secondo il nostro parere rispondeva maggiormente alle caratteristiche principali alla garanzia rispetto a un sistema di gestione documentale, si chiama Alfresco questo strumento, e abbiamo effettuato l'integrazione fra il sistema di gestione del protocollo informatico e Alfresco, ovvero il sistema di gestione del protocollo informatico andava a registrare i dati relativi al numero di protocollo, l'ufficio che aveva ricevuto il documento, ma poi il documento stesso e tutto il flusso che ne derivava veniva demandato dal Fresco. L'altro tipo di integrazione è invece quella col portale. Allora, immaginatevi voi, non so se nessuno di voi è iscritto al portale della propria pubblica amministrazione. Normalmente c'è la possibilità di iscriversi in questi portali e una volta iscritti c'è la possibilità di usufruire di determinati servizi. Uno di questi servizi che allo stato attuale difficilmente si ritrova è la possibilità di vedere direttamente sul portale della pubblica amministrazione a che punto è la pratica relativa a se stessi. Quindi abbiamo presentato una domanda che deve ovviamente avere una determinata, deve essere trattata in un determinato modo, vogliamo sapere a che punto è quella pratica.
Un esempio, ho da poco fatto una richiesta per avere una copia di un contratto di locazione all'Agenzia delle Entrate. Non sono riuscito in nessun modo ad avere risposte se non andando all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, facendo spesso file di mattina, dovendo chiedere permessi a lavoro, perché non c'era altro modo per verificare effettivamente quale fosse lo stato della mia pratica. Quindi sono rimasto un mese, come dire, appeso, aspettando che prima o poi qualcuno mi desse una risposta. Invece la possibilità di avere l'integrazione fra questi strumenti permette di avere quello che adesso nella nuova normativa, nel nuovo CAD, è un obiettivo, ovvero l'obiettivo della trasparenza. Il cittadino deve sapere come l'amministrazione si comporta nei suoi confronti. Da poco invece abbiamo studiato un altro tipo di integrazione, che è quella con l'albo pretorio, quindi la possibilità, dato il sistema di gestione del protocollo informatico, di andare a pubblicare direttamente gli atti in uscita, almeno quelli che possono essere di interesse collettivo. Allora, il discorso generale qual è? Almaviva a suo tempo aveva visto solo un'opportunità contingente nel gestire un sistema di questo tipo e nel renderlo open source. Cioè, siccome il bando lo richiedeva, ok, lo rendo open source, ma non vedo in questo un vantaggio. Noi quello che abbiamo fatto è aver visto in questo un'opportunità. L'open source non è una limitazione, ma è assolutamente un'estensione delle opportunità, sia dal punto di vista della conoscenza, ma poi, essendo noi un'azienda, anche dal punto di vista ovviamente economico. Quindi anche dal punto di vista tecnologico abbiamo il fatto che, se delle applicazioni parlano fra di loro, comunicano fra di loro, quello che si ottiene è un sistema che non è la loro somma, ma è di più. Normalmente si ottiene di più dalla comunicazione. Quindi il discorso è di continuare su questa strada e di comunicare e condividere la conoscenza. Grazie.